nipote, capito? Tu sei una nipota caina! Ah, che cellulare! Vieni solamente, non ti metti in qualche altro pasticcio. Non preoccupare, salta a pensiere tranquillo, lo sa. Non ti metti da me. La batteria a te, la batteria. Ma tu vuoi? E tu sai che succede? Che succede? Che bene fa? Beh, potuto fare qualcosa. Andava a rifiutare se mi permette, ma è... Tiramoci, non c'è sta niente per mangiare. C'è sta assurdita, fai preparare una bella marinella. C'è sta assurdita, fai preparare una bella marinella. Allora permette, io vado, scusate, scusate se mi vede. State, ci vediamo dopo, ci vediamo dopo. Non ce la faccio più. Buongiorno, ragazzi. Buongiorno, don Gennaro. Come vi senti? Male, anzi malissimo. Don Gennaro, ma che dici? Dove sei andato così bene? Don Genna, voi vi dovete stare a sentire, voi dovete stare più allegro, perché l'allegria fa buon sangue, hai pure campato qua sopra. Ma voi più campato quando ero papà. E pure voi, Don Genna, pure voi. Io non mi sbaglio mai, io sono comandante. Ma non me ne dà che nome, quante sono? Rosina! Michele! Ah, come stai? Ma sto bene, perché sto insieme a te. Come sono contento che sei venuto? Geloso, ho capito, un abbraccio anche per voi! Ma non c'è tutto qua! Don Genna, ho visto come sta lei purissima! Che schifezze, famiglia! Mamma, oggi ho fatto l'affare in rimordine, pensi che il contratto di oggi ci sta guadagnando l'armere e l'anara! Dai, lo stai potendo a mamma, tutti da leggere! Lo so, papà, e tu mi dici lì, pensi che il contratto di oggi, vedrai, alla fine dell'anno, la chiusura del bilancio, non ti metterai più le mani nei capelli! Lo so, c'ha finito l'anno in mano per beccare una parte! Ma sulla storia, anzi, dimmi una cosa, ma hai prelevato tu al conto 5.000 euro? Sì, sì. Era da qualche tratta, forse? Oh, no. Ma io devo sapere, perché alla fine dell'anno non mi trovo più, hai capito? Allora, le ho preso per spese personali. Spese personali? Queste sono cose che a te non ti riguardano. Ma dici tu? Ma che hai fatto, chi sono? Le ho regalate. Regalate? Sì, sì. E a chi? A chi ne aveva bisogno, ho fatto opera di carità, hai capito? Opera di carità? Hai passato un po' credo. No. Non le ho spese come pensi tu, ma pensi le ho regalate veramente. A chi non aveva le medicine per curarsi, a chi non teneva come mangiare, e tanta gente ci vuole. Ma tu non fa bene a te, paziente, che era 5 milioni di figli tu! No, ma questa è enorme! No, non è enorme questo, è enorme quello che regalerò dopo, bella mia. Prima di salutarvi, voglio fare almeno 50 milioni di bene. Signori, io adesso vi prendo specco! Ma ora c'è stacca zitti, hai capito? Dovete sapere che la settimana scorsa, proprio così, un altro sonno, sì signore, lo sono andato a Pascalo Sacristano, quello è un santuolo, sa da tanti anni in paradiso e sa come vanno certe cose. E mi dice, Gennaro, ho saputo che fra poco sarai dei nostri, sono usciti pure i manifesti. Eh sì, per il paradiso con voi, a questo punto si fa certo una risata. E che ti credi che è semplice venire in paradiso? In paradiso si viene per meriti, per esame. Bisogna vedere tu che peccati hai fatto. Io ti racconto qualche peccato che ho fatto in gioventù, sapete com'è? E lui dice, ma tu stai guaiato. Però hai più di 2 mesi di tempo per riscattare i tuoi peccati. Perciò cerca di fare del bene per spiare i tuoi peccati. Ecco, e io voglio fare tanti di quel bene che voglio affiniare i peccati, li voglio in paradiso. Perciò non parlo spese. Ma allora ci vuoi rovinare? No, ma mosacci che faccia papà mi fina di soluzione! Quella di una buona madre di famiglia che deve badare all'interesse dei suoi figlioli! Ti faccio indernire! Questo è un ringraziamento che non avete fatto diventare una signora! Mi si nega a me il pieno desiderio di salvarmi l'anima! Ma non c'è una che lo dice, ma non lo fa! Lo faccio, tu lo faccio! Il testo me la faccio la bocca! E si fa sta capendrella, questo andato sul tempo di là, tutto il patrimonio e le figlie suone. Tu vai dalla tua parte? E vado quando sono. Tu vai a presto? No, vado a prendere una tomba pure con te, perché io ti accidi. Andiamo d'accordo. Sì, d'accordo. Andiamo, sì. Caro Vini, tu come mi faccio fare la visitazione di tutto il resto della casa? Perché la mia ragione è che sono. Ma ci dà un bel posto. Ma vai prima, ma il mio desiderio di salvare la mamma, a me così bene.
non aspetto nessuno, basta. Dice che fai rappresentante di Pompe. Dice che c'è di Pompe, ma dimmelo me. Dice di chiamarsi Felice Trapasso. Don Felice, quante le pompe funebre! Sì, signore, sì, l'ho chiamato e mi fatto passare. Ma anzi, ma una cosa, chiama un'amica e fallo venire qua, sì, mi raccomando, sì. Vai, vai. Prego, accomodatevi. Permesso? Prego, prego, accomodatevi. Prego. Sentite con l'occhio. Oh, grazie, grazie, prego. Mi ha dato distanza. Comunque... Come mi ha accennato per telefono, io ho bisogno della vostra opera. Certamente, sì. E mi rendo conto che quanto la mia presenza possa risultare sgradita, purtroppo è anche utile e necessario. Necessario? Sì, perché fa parte del nostro mestiere presentarci per effettuare il nostro operato in circostanze come queste, momenti di grande dolore. Dolore? Lo so, vieni, 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 sì. Condoglianza. Grazie. Visto che mi avete messo a mio agio, posso sapere dove sta? Chi? Morto. Ah, sta qua. Presumo che è un vostro parente. Parente? Stretto. Parente stretto. Quando è successa la disgrazia? Quando sognai tanti anni ieri, 6 mesi fa. 6 mesi fa? E voi mi chiamate adesso? Perché sta meritando. E si capisce dopo 6 mesi. Ci sono delle che stanno 3 mesi in anticipo. Ma io non capisco. E in questi 6 mesi dove l'avete tenuto? Ma chi? Il morto, dove è stato per 6 mesi? Dove 6 mesi? Ma sei rimasto qua, povera, cosa vuoi fare? Sta manzella, andate a fare le orazioni. Re, che materna, povera, si mamma mia, io non ci sto capendo niente. Spiegatemi, perché se no io esco pazzo. Sentite, io vi ho chiamato. Perché c'è un morto? No, signore, momento, sì, non mi interrompete, perché vamo prendere il petto. Allora, il morto per adesso non c'è. E ora perché mi avete chiamato? Per una sera. Senza morto? No, una sera con il morto. Oh, mamma mia, è il morto dove sta? Ma il morto ci sarà quando faremo i funerali. Sto chiamando un manicomio. Io papà, volevo mi spiego. Mio figlio, ma spiegatelo voi, spiegatelo vostro figlio. Basta come la città prima che sto qua. Mio padre 6 mesi fa sognò a Dante Alighieri, quello là, vedete? Che mi dava i numeri in sogno. 4 numeri, che quaderno che uscì? Il significato della quaderna, cioè dei 4 numeri, sono la data della morte. E beh? Non avete capito? No. Volete che ricominci da capo? Basta, io voglio capire che sto capo. Per una sera. Ah, finalmente. Per questa sera ci sarà fra 3 mesi, perché il morto che deve morire morirà fra 3 mesi. Ma adesso il morto è vivo? Ancora per poco. Quindi la persona di cui parlate dovrà morire tra 2 mesi? Purtroppo sì. Oh. E se è lecito, potrei sapere chi è il futuro trapassato? Io. Voi? Ma voi state benissimo. Eppure è così. Chi vi ha diagnosticato che dovete morire? Sempre lui, Dante Alighieri. Dante Alighieri? Sì, signore. Ma siete sicuro? Quasi certamente. Ma allora non siete sicuro? No, è sicuro. No, perché guardate, una volta stipulato il contratto... Lo so, devo morire per forza, sì, ma io mi pagherò anticipatamente. Ah, voi sì che siete un cliente. Allora, che cosa disponete? Ah, mi raccomando, voglio solo professionisti, eh. Ah, state tranquillo. Allora, la cassa come la preferite? Io vedrete che rimarrete contenti. Sì, fate voi. E il carro come lo preferite? Io consiglio un tiro 8 con tutti i cavalli neri. No, sono tutto in bianco. E poi voglio pure la banda musicale. Sì, la banda di casa, facciamo questa tappata. E poi il ripresto lo facciamo. Tagliamo un altro, ti vedo ce la parlano bene del morto. Ah, ho capito, le comparse a pagamento. Come bella questa banda.
preoccupate. Comunque a questo punto credo di poter togliere il visto. Arrivederci fra due mesi. Signor Trapasso, una cortesia però, sì. Quando venite fra due mesi, venite con conte, senza fretta.